Buonasera, dopo il Lotus Meeting Tour ci troviamo in questa splendida cornice dell'industria dei fratelli Aquilani, mobili da giardino e tutto quello che concerne il giardinaggio e l'ecologia, per questa meravigliosa manifestazione chiamata invece Lotus Garden Car. Quindi un fiore, un giardino, una macchina, sempre così nello spirito dell'ecologia e di quelli che sono anche i risparmi da parte Lotus dei consumi delle proprie vetture. La cornice è stupenda, è stata una magnifica giornata qui a Vetrà, che è un storico paese dalle antiche tradizioni e origini etrusche, e abbiamo fatto poi naturalmente questo incontro con tutti gli amici Lotus che sono venuti un po' da tutte le parti d'Italia, e tutti gli anni quindi faremo anche quest'altra edizione del Lotus Garden Car qui presso lo stabilimento dei fratelli Aquilani, dove abbiniamo splendide autovetture a magnifiche realizzazioni, costruzioni da giardino, sempre come dicevo nell'ambito, nello stimolo dell'ecologia, nel rispetto dei consumi e dell'ambiente. L'eredità che noi raccogliamo da Colin Chapman è quella dell'essenzialità, cioè avere una vettura piccola, una vettura maneggevole, una vettura con un grande handling, una vettura con un rapporto peso-potenza favorevole, dove tutto quello che è inutile praticamente viene eliminato. Quindi è questa la filosofia Lotus, che ben si sposa con l'essenzialità di questi prodotti in legno, ecco, di queste sculture in legno, di questi gazebo che abbiamo qui alle mie spalle, che mirano proprio all'essenziale, alla semplicità. Noi qui abbiamo una vettura che è paradigmatica, che è quella del Conte Malatesta, che è la Type 72, la Tipo 72, fino alla Evora e ad altre vetture che sono di amici prevalentemente venuti dall'Italia centrale, anche dalla vicina Umbria, che ringraziamo per la loro audace presenza, anche perché oggi abbiamo un giorno di tramontana e quindi siamo qui coperti a proteggerci dalle intemperie del freddo. Quindi questo evento di Lotus Garden Tour sarà ripetuto sicuramente il prossimo anno, come il Lotus Meeting Tour sarà ripetuto la primavera prossima, che come base di partenza avrà Santa Marinella Santa Severa. Ci troviamo in questo primo Lotus Garden Car nella città di Vetralla, presso l'azienda Fratelli Aquilani. Siamo proprio nel cuore dello showroom, della produzione dell'azienda, che ha un'attività quarantennale e che è felice di aver avviato ancora un'altra tradizione, quella appunto del meeting Lotus Garden Car. Vorrei parlarvi non solo come imprenditore che chiaramente ha avviato una tradizione insieme ai fratelli, che ha fondato la Fratelli Aquilani e che prosegue felicemente attraverso le nuove generazioni, che sono i figli e i nipoti. Vorrei parlarvi anche del paese che ci ospita, in quanto sono il sindaco di Vetralla e quindi approfitto sempre per fare un po' di storia della nostra città, che si trova a 50 km da Roma, a 20 da Viterbo. È una cittadina che si trova sulle strade consolari più importanti d'Italia, tant'è vero che è attraversata dalla via Francigena,
dalla via Clodia, dall'antica via Clodia, attualmente dall'Aurelia e dalla strada statale Cassia. Le particolarità: abbiamo tante tradizioni che rinnoviamo ogni anno. La più importante direi che è la tradizionale cerimonia dello sposalizio dell'albero, che risale al 1432, gemellata dal 1996 con la città di Venezia, con un'altrettanta cerimonia che si chiama lo sposalizio del mare. E io invito veramente a vivere questa giornata, perché si tratta di un vero sposalizio dell'uomo con la natura, quindi un grande rispetto per gli alberi, per i boschi, per quello che è la ricchezza naturale che questa terra ci dà. Poi potrei anche dire che abbiamo una bellissima festa che si chiama Fiori alla finestra e cene in cantina, che si svolge a giugno. Nello stesso mese abbiamo la Selva d'Oro, una manifestazione spettacolare di musica leggera, che dopo Sanremo credo che sia una delle più importanti che si fa nel territorio, diciamo, della provincia di Viterbo. Comunque, per tornare un po' alla giornata, credo che al di là di questa prima iniziativa l'esperienza è stata sicuramente positiva, e pensiamo di ripeterla ogni anno, se chiaramente ci sarà l'opportunità di ospitare sempre più possessori di queste magnifiche Lotus, che sono sicuramente un'altra storia e un'altra grande tradizione, che quindi si affianca a quella che noi pensiamo che invece è la nostra tradizione. Questo meeting è nato da un casuale incontro tra mio figlio Giorgio e il conte Alessandro Malatesta, che scambiandosi alcune passioni, alcune opinioni, hanno subito familiarizzato e stretto amicizia, e in pochi giorni è nato questo evento. Quindi io credo che anche questo sia un auspicio per il futuro, e che sicuramente da una manifestazione nata spontaneamente si potrà passare ad una manifestazione invece organizzata per il prossimo anno, dove speriamo di ospitare tanta più gente in questo meraviglioso territorio della Tuscia. Salve a tutti, io sono Giorgio Aquilani, direttore marketing ed eventi della Fratelli Aquilani Arredo Giardino. Lotus Garden Car è un evento che vuole avvicinare il celebre bolide inglese alla natura e ai nostri prodotti. Noi produciamo Arredo Giardino dal 1968, e cosa ci sarebbe stato di meglio rispetto ad una macchina che come nome porta proprio quello di un fiore, quello di avvicinarsi alla produzione di Arredo Giardino. Siamo arrivati alla fine di una giornata veramente strepitosa, la prima edizione di Lotus Garden Car, un evento fortunatissimo nato da passione ed entusiasmo che legano me, Giorgio Aquilani, con il conte Alessandro Malatesta. L'evento è stato programmato con moltissima passione e ha raccolto in sé diverse tappe durante la giornata. C'è stato un aperitivo di benvenuto presso la stazione Bar Caffè Cancellieri, e poi il parcheggio delle autovetture presso la sede storica Fratelli Aquilani Arredo Giardino. Sicuramente uno dei momenti più suggestivi è stato il pranzo organizzato presso la cantina La Selva d'Oro, una cantina medievale situata al centro storico di Vetralla. E poi dalle 15.30 in poi tutti qui a ammirare questi bellissimi bolidi inglesi fino ad ora. Diciamo che la luce sta calando, la serata arriva al termine e noi siamo contentissimi del successo che ha avuto questa prima edizione di Lotus Garden Car.